Allora, ecco che arriva il tempo romantico, trovatemi i fazzoletti. Niente, come sempre, voglio partire. Wow, voglio partire là. Poi siete ragazzi, qua si salta. Voglio, ci tengo a dire una cosa. Qui non si tratta di rifiutamento, non si tratta di niente, perché ovviamente qua io vengo pagato, non è che vengo gratis. Ok, quindi il lavoro è una cosa, l'amicizia è un'altra. Sono molto diretto perché è giusto che le cose si dicano e vengono anche sapute, no? O diciamo, e così voglio sapere. Voglio iniziare con Agnes Alziero, sto parlando di Sandro e Elenia, che mi danno sempre l'opportunità, perché per me non è un'opportunità, che noi siamo fuori, giriamo e via dicendo. Ogni posto dove vado, per noi è più che un'opportunità ringraziare eccetera eccetera, ma loro per me stanno facendo un grandissimo lavoro, e non è facile portare degli artisti in un locale dove loro lavorano già, ci credono più che altro anche per tirare fuori delle spese via dicendo, che non sono due soldi, ok? Quindi voglio ringraziare personalmente Sandro e Elenia, perché per seconda volta ci hanno dato l'opportunità di venire nelle Marche a 10 minuti da dove abito io, e fa che anche che la cosa penso che sia più bella di dare il modo e gratitudine a miei genitori, miei fratelli, che gli spettacoli li vedono solo in interno ovviamente, perché quando siamo fuori non è che loro ci seguono, oppure quando siamo al sud o al nord loro purtroppo hanno la loro vita, io la mia, quindi è molto difficile che mi incontrano per quanto riguarda lo spettacolo. Quindi vorrei un doppio ringraziamento, un applauso, perché loro anche realizzando questa organizzazione qui mi dà l'opportunità di vedere anche i miei genitori eccetera eccetera. Quindi grazie Alessandro, grazie di me. E l'ultimo spettacolo lo volevo dedicare a mia madre, perché di solito lo dedico a altri e a lei non gli dico mai niente, perché ovviamente non lo vedo mai, quindi glielo voglio dedicare alla madre che è qua con me.
almeno la parte mia pensate nel gruppo. E voglio ringraziare i miei due bastardi fratelli che sono qua. Che vi amo con tutto il cuore, alla mia cognatina e a tutti voi che di Macerata vedo tantissime facce che riconosco tranquillamente da quando sono andato via. È un orgoglio, un piacere veramente di venire qua. Sono un po' timido in questo senso perché ci sono delle persone che sono cresciuto, Daniele, se mi ascolto qualcuno, lo stesso Sandro, Giampiero, vabbè, i miei fratelli, Tito, un sacco di persone, anche di adesso non mi ricordo, i ragazzi di Chiesa Nova, il mio ex corso, il corso passato, che sono tutti, erano presenti anche prima, Alessandro, i ragazzi di Iesi, Matelica, Castellamonte, io non mi voglio dimenticare nessuno, quindi a chi l'ho nominato, è nominato anche se non lo si, Anna, sono tutte persone che sono cresciuto con loro, e anche dove che l'ho visto prima, Donato, vedi che mi dimentico qualcuno, mi manca uno, è andato via, dov'è? Mario, sì, ok, poi me ne manca uno, però non mi ricordo chi è, porca miseria, ma chi, vabbè, c'è anche Francesco, non mi ricordo chi è, mi sa che viene dall'Argentina, ma non mi ricordo il nome, Leda! Voglio un bellissimo applauso per Leda perché lei dal 99 2000, siamo nel 2008, sono già 9 anni, 8 anni che ci conosciamo e quindi anche con lei ho fatto una grandissima parte della mia vita per quanto riguarda il ballo, quindi voglio ringraziare anche lei, grazie di essere venuta Leda. Niente ragazzi, ora vi presento il gruppo, parlo io ovviamente perché magari sono a casa mia, ma le stesse cose valgono per il gruppo. Fai partire il brano, basta che lo prendi, che no, ok, è un semplice salve a tutti, volevo salutare anche Sasha Man che sta presente, grandissimo applauso per Sasha Man che sta, che mi tiene sempre informato, aggiornato, viene sempre con il suo colore. Direttamente da Milano, insegnante tropicale alla DJ, Miss Sarah Jane! Accompagnatrice di ballo, di palchi, di congressi, di famosi, di Johnny Vasquez, eccetera eccetera, Juan Matos, e io dicendo Sarah Jane! Poi la mamita con cojo la mamita, cosa la mamita, ni me gusta suavecita. E la Madonna, muévelo, Frizzy! Mira tomando! Mira, avión se acabando. Ok. Andiamo a Santo Domingo o rimaniamo in Italia? Cosa volete? Uomo o donna? Uomo, chiedono al bastardo. E qui mio fratello, grandissimo insegnante, Cinecittà Roma, grandissimo proprietario, grandissimo sensero, anche lui alle spalle grandissime, grandissima carriera. E con il suo nuovo tatuaggio di Miguelito! Ciao, contento, ciao! Pásalo, pásalo. Pásalo, mamita, a mí me gusta su besito. Ok, questa è la frase,
ci siamo. Non c'è bisogno di presentarlo, ormai lo conosciamo tutti qua. Chiquito! Suona! Questo! Ai, 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 ai!
la nueva escuela de la rumba. Ok, ragazzi, grazie, grazie di essere rimasti fino alla fine. So che giovedì domani si lavora, a presto, grazie, grazie da parte di tutto il gruppo, grazie per il vittorio di tutto, grazie anche a te, lo sai, Francis, grazie anche a te, Ivan, bravo.